Buongiorno, anzi buonasera e benvenuti a un nuovo video. Dove stiamo andando così tirati che sembra quasi una prima a sposarci? Io avrei detto una prima comunione. E invece no, lo scoprite tra 3, 2, 1. Già ragazzi, era veramente tanto che aspettavo questo giorno. Proviamo finalmente Etrenalin. Ma guardate quanto sono figo così. Ma guardate quanto sono figo. Diamo subito dentro. Oggi non faremo l'esperienza cena, ma Etrenalin Late Night. Il percorso sarà lo stesso, ma al posto di cenare ci sarà tutta una serie di cocktail selezionati. Sono veramente eccitato. Iniziamo subito con un pre-cocktailino. Questo è un Bellini fatto con champagne e succo alla pesca. Molto buono tra l'altro, ma è solo l'inizio. È solo l'inizio! Purtroppo ci hanno appena detto che nelle prime due stanze non si potrà filmare, per cui ci vediamo alla terza, sperando di essere ancora sani. Sperando di arrivare sani alla terza. Sì. Giusto, però poi vi racconterò che cosa succede nelle prime due stanze. Speriamo che venga la hostess insieme. È arrivato anche il primo stuzzichino, che tra l'altro sembra un caffè. Gamberetti. Ma in realtà è una zuppa di pesce. Gamberetti. Aspetta che vi faccio vedere. Secondo snackino. Qualcosa con qualcosa col topinambur. Ovviamente non capisco perché parlano solo tedesco. Terzo stuzzichino per sto giro. Va mangiato tutto insieme perché dentro è liquido. Devi metterlo. Vero? Tutto in... Vero? Qualcuno non ha seguito le istruzioni. Chi sa, l'uovo di cosa? Meglio non saperlo. Questo con uova e formaggio. Praticamente nelle prime due stanze ci hanno mostrato un po' quello che andavamo a fare. Qui parte subito il primo drink. Prima stanza, Ocean. Cioè, assurdo, assurdo. Cioè, mamma mia. Cioè, ci stiamo muovendo qua in questa sala. Very good. Qui stiamo bevendo un buonissimo ginger jerry, praticamente zenzero, rum, limone e spezie. Come se fosse un Moscow Mule, ma tanta roba. E la cosa figa è che mentre beviamo qua continua a girare tutto. Com'è? 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 Bellissimo. E quindi? Ma dove ci porto? Ma dove vi porto? Figata! Poi vi racconto tutto.
una delle cose più belle mai provate in vita mia per ora. Adesso ci serve uno spritz con quello che sembrano questi ravioli da intingere, ma veramente tanta roba, non potete capire, cioè è una cosa fuori dal mondo, dovete provarla. Campai! Esperienza super top, cioè spaziale, indescrivibile. Allora, secondo me la cena sarà 10 volte meglio. Questo è un piccolo assaggio di quello che ci può dare Adrenaline e i presupposti ci sono. Ora, ultimo cocktail qua nel bar dove abbiamo iniziato. Tanta roba. E come finire la serata in bellezza? Ci sono le milfone qua. Che figo. Ah, finalmente un po' di quiete, posso spiegarvi un po' tutto. Esperienza super fantastica, irripetibile, perché c'è solo qui una cosa mai vista prima, dalla lounge alla presentazione dei tavoli, a come ti portano il mangiare, a come ti portano il bere, c'è il cassetto che si apre, ci sono dentro le patatine, cioè, fuori dal mondo. In alcune stanze non puoi filmare perché c'è un vero e proprio spettacolo, cioè non è che tu vai lì e bevi e basta, cioè ti intrattengono, cioè è una vera e propria esperienza, bellissimo. E quindi finisce così questa nostra esperienza a Adrenaline Late Night, da ripetere ma con la cena. Perché carino il bere, carino il post serata, ma la cena secondo me avrà quel tocco di classe in più. Sì, in realtà non abbiamo, cioè ti danno qualcosa da mangiare, ma avendo cenato prima e non sapendo che ti davano qualcosa da mangiare, cioè almeno io ero pienissimo. Dopo c'è chi ha fatto schifo e ha mangiato lo stesso, ma io ero veramente veramente pieno. Sì, stavo dicendo a te. Ambiente super friendly, perché ti trattano da Dio, ti trattano da Dio, pieno di gnocca da far paura dall'inizio alla fine, giusto? A 150 euro, altro che trattarti da 130, 135. Adesso vi dico anche il tutto. Questa esperienza l'abbiamo pagata 135 euro a persona, è un'esperienza che dura circa un'ora e mezza, ma secondo me ne vale veramente la pena.
E finisce così anche questo video. Ringraziamo chi è venuto con me stasera a provare questa fantastica esperienza. Sì, potevano essere meno disagiati, però questo è passato dal convento. Niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!